Buon pomeriggio dalla TG2000 edizione Flash. La campagna di vaccinazione va avanti. Quello che è accaduto nelle ultime ore non incrina la nostra fiducia. Il ministro della Salute Speranza annuncia che il governo lavora per favorire l'impegno di farmacie e di infermieri nella campagna vaccinale. Il governo, sottolinea, considera i vaccini la prima vera chiave per chiudere questa stagione. Nuovo pass Covid presentato dalla Commissione europea per rilanciare i viaggi nel vecchio continente. I cittadini europei potranno tornare a viaggiare quest'estate fornendo la prova di essersi sottoposti alla vaccinazione oppure di essere risultati negativi a un test o di essere guariti dal Covid-19 ed avere sviluppato gli anticorpi. Il certificato dovrebbe essere disponibile da giugno in formato digitale o cartaceo, valido per tutti i vaccini e legalmente vincolante per gli Stati membri. L'Italia, colpita duramente dall'emergenza sanitaria, ha dimostrato ancora una volta spirito di democrazia, di unità e di coesione. Lo afferma il Presidente della Repubblica Mattarella in occasione del 160° anniversario dell'Unità d'Italia, della Costituzione, dell'inno e della bandiera. Nel distanziamento imposto dalle misure di contenimento della pandemia, osserva il Capo dello Stato, ci siamo ritrovati più vicini e consapevoli di appartenere a una comunità capace di risollevarsi dalle avversità e di rinnovarsi. È stato allegato agli atti dell'inchiesta sul crollo del Ponte Morandi un video in cui si mostrano le fasi del carotaggio eseguito la notte del 21 ottobre 2015 dai tecnici della società che si occupava dei controlli e della manutenzione per conto di Autostrade per l'Italia. Le immagini documentano che lo strallo della pila 9 del ponte era già molto usurato. Lo stesso poi determinò il crollo del ponte nell'agosto 2018. Oltre 1 milione di famiglie hanno percepito il reddito di cittadinanza a febbraio per un totale di 2,3 milioni di persone coinvolte e 564 euro in media a nucleo. I dati diffusi dall'INPS evidenziano inoltre come la diminuzione del numero dei nuclei rispetto al mese precedente risenta dell'aggiornamento della dichiarazione sostitutiva unica che può essere stata presentata in ritardo o avere provocato la decadenza dal beneficio. L'indice generale dei consumi a febbraio è sceso del 12,2% con diminuzioni molto più rilevanti per alcuni settori come quello degli alberghi, meno 70%, dei pasti fuori casa, meno 42,6%, per i trasporti aerei si arriva a meno 86%. Lo rileva un'analisi della Confcommercio che segnala inoltre un possibile calo del PIL determinato dalle nuove chiusure intorno al meno 0,47% su febbraio. Ci fermiamo qui, ma prima vi ricordo questa sera su TV2000 lo speciale La memoria e la speranza che va in onda alla vigilia della giornata nazionale delle vittime del Covid. Il programma alle 21.40 in diretta con Paola Saluzzi avrà tra gli ospiti il presidente della conferenza episcopale, Cardinale Gualtiero Bassetti, per una riflessione su questo doloroso anno. Subito prima, alle 20.50, il Rosario da Bergamo, comunità ferita dalla prima ondata del virus. Grazie per essere stati con noi. Prossimo appuntamento con l'informazione del TG2000 alle 18.30. A dopo.